ricevendo la tua grazia nel mio cuore, io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati ha perso. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è un meraviglioso lunedì ed è il 27 maggio della 2019. E come vedete potete leggere anche dal titolo di questa meditazione, parliamo del perdono. Gesù ha predicato per 3 anni quasi circa, nel suo ministero ha predicato esclusivamente sul regno di Dio, ha presentato un padre meraviglioso per tutti noi, per ogni essere umano che vive sulla faccia di questa terra, passato, presente e futuro. E uno dei pilastri fondamentali del messaggio, dell'insegnamento di Gesù sul regno di Dio è proprio il perdono, ed è qualcosa di cui abbiamo bisogno di sentirne parlare in maniera ciclica nella nostra vita, perché siamo esposti giornalmente a situazioni e circostanze che portano in un modo o in un altro il nostro cuore a imbruttirsi, che tendono a imbruttire la nostra anima, a sporcarla con il rancore, il risentimento, l'amarezza, e a volte sfocia e può sfociare anche nell'odio. Quindi la mancanza di perdono è deleteria per la nostra salute spirituale, per la nostra salute mentale, per la nostra salute fisica. È stato dimostrato anche scientificamente che il rancore, la rabbia, l'amarezza, la mancanza di perdono produce malattia nella nostra vita. Quindi perdonare non è semplicemente un dovere di coloro che seguono Cristo, ma anche qualcosa che noi dobbiamo in realtà alla nostra salute fisica, quindi farlo anche come qualcosa che ci permette di stare meglio e ci permette di alimentare il benessere dentro di noi, che ci piaccia o no è così. È chiaro che l'attitudine migliore per poter perdonare è quella di prendere esempio da Gesù e quindi amare perché siamo stati amati, perdonare perché siamo stati perdonati, ma se lo volessimo fare anche in una maniera un po' egoista lo dovremmo a noi stessi, perché questo ci fa bene, ok? Ma al di là di questo messaggio un pochettino e di queste parole che forse possono urtare il pensiero di qualcuno, e parliamo, andiamo subito al sodo e al nocciolo della questione. Gesù parla abbondantemente e continuamente di amore, di grazia, di perdono. Lui non solo ne parla, non solo ne insegna, ma lui dimostra questo ogni giorno nel suo ministero, culminando in maniera straordinaria con la frase quando lui era appeso alla croce, dove le sue mani e i suoi piedi erano stati forati dai chiodi, dove lui disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non stava chiedendo il perdono semplicemente per i romani che lo avevano inchiodato o per i farisei che lo avevano venduto. Lui stava chiedendo il perdono al Padre per ogni singolo essere umano vivente, passato, presente e futuro. Quindi vediamo in questa attitudine meravigliosa di Gesù il desiderio che ogni singola persona possa sperimentare questo amore,
possa sperimentare questa grazia, possa sperimentare questa misericordia, che possa sperimentare il perdono. Il perdono ci fa crescere, che ci piaccia o no, anche se ognuno di noi non vorrebbe mai passare attraverso ferite, attraverso situazioni dolorose. Il perdono ci permette di crescere, ci permette di svilupparci, ci permette di andare avanti. E se noi non impariamo ad affrontare quello che ci accade con la grazia di Dio, allora ce lo troveremo ogni giorno davanti alla nostra faccia. Se non affrontiamo il problema con grazia, rimarrà sempre davanti alla nostra faccia. E per toglierlo definitivamente, per togliere davanti a noi quella faccia, quel nome, quella circostanza che ci ha ferito, dobbiamo affrontare ogni cosa con grazia. Vorrei leggere alcune cose che sono importanti per noi, non solo da studiare, da interpretare, da realizzare, da vivere nella nostra vita. Gesù ha parlato sul perdono abbondantemente. Ci sono dei versi che a volte creano delle difficoltà di interpretazione. Voglio leggere Matteo al capitolo 6, dal versetto 14. Qua Gesù ha appena terminato di parlare, di insegnare alle persone come pregare, quello che noi chiamiamo e definiamo il Padre Nostro. Guardate alla fine del Padre Nostro come lui termina in realtà questa preghiera, quando dice alla fine del versetto 13, dice: poiché tu hai il regno, tu hai la potenza, tu hai la gloria in eterno. Amen. E poi dopo continua e dice: perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. E viene citato anche in Marco 11, e leggo dopo che Gesù ha fatto uno straordinario appunto sulla fede, no? La fede che smuove le montagne, il chiedere ogni cosa. Leggo in Marco 11 al versetto 24: tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Ma guardate come conclude: e quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri peccati. Ora, come possiamo interpretare queste parole alla luce di ciò che poi Gesù ha fatto sulla croce, quando lui ha perdonato i peccati di tutta l'umanità in maniera totale, in maniera globale? Infatti, so che forse questo fa innervosire qualcuno o lascia un po' così titubante il cuore di qualcun altro. Da nessuna parte nella Bibbia è scritto che per ricevere il perdono dei nostri peccati noi dobbiamo chiedere perdono a Dio. Sembra strano quello che vi sto dicendo, ma non troverete una scrittura che dica che se noi confessiamo i nostri peccati, se noi chiediamo perdono, noi veniamo perdonati. Cosa voglio dire con questo? I nostri peccati sono già stati perdonati 2000 anni fa alla croce, attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso quello che lui ha fatto. Dio non ha bisogno che noi gli chiediamo perdono per i nostri peccati, per poterci perdonare, perché questo lui lo ha già fatto. E la nostra richiesta di perdono non è per ottenerlo, ma è semplicemente per far tacere la coscienza dentro di noi, perché la nostra richiesta di perdono non è un requisito di cui Dio ha bisogno per perdonare i nostri peccati. Dio non ha bisogno che noi gli chiediamo perdono per perdonarci, perché lui lo ha già fatto 2000 anni fa in maniera globale, su scala mondiale, passato, presente e futuro. Il suo sacrificio per noi è un sacrificio eterno che non dipende dalle nostre richieste di perdono. Ora, come possiamo interpretare quello che Gesù diceva, quello che Gesù ha detto in Matteo 6 e in Marco 11, alla luce poi di quello che lui ha fatto? Una delle cose straordinarie, ad esempio, quando Gesù tratta l'argomento dei peccati, del perdono, Gesù non sta dicendo, non ha mai detto, ad esempio: se voi non chiedete perdono, il Padre vostro non vi perdonerà. Ascoltate bene quello che Gesù dice.
Gesù dice: se voi non perdonate ad altri i loro peccati, Dio vostro Padre non perdonerà neanche ai vostri. Quindi è come se Gesù stesse legando il concetto del perdono nella nostra vita, nella misura in cui noi perdoniamo gli altri, non nella misura in cui noi chiediamo perdono a Lui. Perché Lui conosce il nostro cuore, Lui sa esattamente, Lui non ha bisogno delle nostre parole per poter essere perdonati nella nostra vita, per poterci perdonare. Ma Lui dice: il perdono mio nella vostra vita voi lo realizzerete nel momento in cui voi perdonate i peccati di chi vi ha fatto del male. Parliamoci chiaro, noi tutti veniamo offesi e veniamo feriti, tutti quanti noi, giornalmente, tutti quanti noi abbiamo, potremmo raccontare di cose che abbiamo subito, cose che ci hanno fatto, ma per essere onesti, guardandoci negli occhi, possiamo dire che anche noi feriamo, possiamo dire che anche noi procuriamo delle ferite alle persone, che anche noi deludiamo, non soltanto siamo stati delusi, ma deludiamo, che non soltanto veniamo feriti, ma anche noi feriamo, che non soltanto riceviamo delle ingiustizie, ma anche noi le compiamo e le effettuiamo nella vita degli altri. Quindi, partendo da questa base, che nessuno è giusto, nessun uomo, nessuna persona, nessuna creatura è giusta, neppure una, ma che la giustizia noi la riceviamo da Cristo e non attraverso le nostre opere. Noi non siamo migliori di nessuno, tu che mi stai vedendo, che mi stai ascoltando, tu non sei migliore di me e io chiaramente non sono migliore di te, come nessuno di noi è peggiore l'uno dell'altro, siamo tutti quanti allo stesso livello, tutti quanti noi siamo amati nello stesso modo. Ma Gesù parla tantissimo del perdono, e il perdono è un'opportunità di crescita ed un'opportunità di sviluppo, è un'opportunità di avanzamento nella nostra vita. In Matteo al capitolo 18 Gesù parla del perdono in maniera straordinaria, voi sapete, con una parabola, la parabola dei debiti che i servi avevano nei confronti del loro re, del loro signore. Ma tutto questo viene anticipato da una conversazione che Pietro ha con Gesù, dicendo: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? Questo 7 volte è qualcosa che appartiene alla cultura ebraica, noi magari non lo possiamo comprendere, ma è qualcosa che è come una tradizione che c'era nella cultura ebraica, che le persone potevano perdonare fino a 7 volte una persona, dopodiché all'ottava volta non veniva più perdonata. E Gesù gli risponde, gli dico: io non ti dico fino a 7 volte. E penso alla faccia di Pietro, e disse: ah, appunto, meno male. No, Gesù gli disse: non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Sono dei numeri che nella cultura ebraica avevano un grande significato. Gesù sta dicendo letteralmente: sempre, 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 sempre. E poi Gesù parla: il regno dei cieli è simile a un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Quando noi non perdoniamo di cuore le persone che ci hanno fatto del male, noi saremo in balia, come dice questa parabola, in balia degli aguzzini finché non pagheremo il nostro debito. Cosa sono gli aguzzini? Chi sono gli aguzzini? Il nostro debito, i nostri sbagli, i nostri errori, i nostri peccati, le nostre cadute, le nostre schifezze più fangose che possiamo fare o che abbiamo potuto commettere o che commetteremo. Se noi non perdoniamo di cuore, la nostra vita sarà in mano agli aguzzini. Cosa sono? Demoni? No. Cosa sono? Angeli mandati da Dio? Assolutamente no. Cosa sono le circostanze? No, sono semplicemente il senso di colpa che rimane nel nostro cuore, perché noi sappiamo che siamo stati amati e siamo stati perdonati, e che il perdono nella nostra vita non è in virtù di opere affinché nessuno possa vantarsi o gloriarsi. Il perdono noi lo diamo nella misura in cui abbiamo capito il perdono di Dio, del suo amore incondizionato nella nostra vita, che il perdono di Dio è costante, continuo, non si ferma, è un'onda, è come le onde del mare che arrivano costantemente, quotidianamente nella nostra vita.
senza che neanche glielo chiediamo, senza che neanche noi esprimiamo un'idea o un pensiero. Il perdono di Dio arriva nella nostra vita costantemente. Perché? Perché Gesù lo ha compiuto per noi ed è un perdono eterno che non ha ostacoli. Ed ecco perché Gesù dice: se voi volete sperimentare il perdono, se volete vivere in questa condizione di perdono, dove la vostra vita è pienamente cosciente del fatto che il Padre ha perdonato i vostri peccati, voi dovete perdonare i peccati delle persone. C'è un verso, e prendo solo questo per concludere, un verso che sicuramente qualcuno citerà per confutare quello che sto dicendo. Quando Pietro parla al giorno di Pentecoste dicendo: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E qualcuno può dire: vedi, qua è scritto che se noi non ci ravvediamo e non ci battezziamo, noi non saremo perdonati per i nostri peccati. Quella parola per, che è stata tradotta in quel modo, in realtà è stata tradotta in maniera sbagliata, perché nel testo greco, nella lingua greca, la parola per significa a causa di. Dovrebbe essere tradotto in questa maniera, quindi la giusta traduzione dovrebbe essere: ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo a causa del fatto che i vostri peccati sono già stati perdonati. Niente di quello che faremo potrà mai ottenere il perdono, perché il perdono, la salvezza, l'amore, la grazia, tutto quello che il Padre ci dà è frutto di un amore incondizionato che non dipende dalle nostre opere. Quindi Lui ce lo ha dato e ha dato a noi la libertà e la responsabilità di poterlo vivere, di poterlo gestire, di poterlo sperimentare nella nostra vita. Noi facciamo le cose non per essere perdonati, ma perché siamo stati perdonati. Tutto quello che facciamo non è un requisito da portare a Dio per poter ricevere la sua benedizione, ma come dice Paolo: ringraziato sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Quindi la nostra vita è una risposta d'amore. Tutto ciò che facciamo non è un requisito, ma è un frutto della rivelazione della sua grazia e del suo amore incondizionato nella nostra vita. Perché dobbiamo perdonare? Per essere perdonati? No, ma perché siamo stati perdonati e perdoniamo per poter vivere nella piena consapevolezza di questo perdono, altrimenti vivremo costantemente con gli aguzzini attaccati al collo, con il senso di colpa attaccato alla nostra anima e alla nostra coscienza, con quei disturbi mentali che continuamente ci dicono: sei stato perdonato, perché non perdoni? I tuoi peccati sono stati cancellati, cancella i peccati degli altri. Sei stato accolto, accogli gli altri. Non significa dovrai andarci a mangiare o andarci a dormire o dovrai andare a lavorare con loro 24 ore su 24. Significa pulisci la tua anima da ogni risentimento, da ogni radice di amarezza. Pulisci la tua anima da ogni cosa che in questo momento ti sta infastidendo. Perdona, chiama la persona per nome e benedicila. Non essere contento o contenta per le disgrazie di coloro che ti hanno fatto del male, ma benedicili. Reclama la benedizione di Dio sopra la loro vita e vivi una vita serena. Il perdono è una chiave importante, è una lezione per la nostra vita che ci fa crescere, che ci fa andare avanti e che ci farà sperimentare uno sviluppo spirituale, mentale, fisico senza precedenti. Quindi voglio incoraggiarti a rilasciare, a lasciare andare le persone che hanno un debito con te. Così come sei stato perdonato, perdona. Così come il tuo debito è stato cancellato, cancella tu altrettanto il debito dei tuoi debitori. Una buona giornata.